Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. 56 vittorie, 21 sconfitte, manca pochissimo ai playoffs. E Miracle Man insieme a Justice Young, Wiggins, Karl Anthony Towns ha portato i Wolves ai playoffs. Siamo già qualificati, manca veramente pochissimo. Non vedo l'ora di iniziare questi playoff, ma dopo questa partita, ragazzi, rimanete sintonizzati perché vi faccio vedere le classifiche di conference. È successo di tutto e non vedo l'ora di farvi vedere che cavolo è successo nella Lega. Eccoci qui pronti a tutto contro i Portland Trail Blazers, anche loro qualificati se non sbaglio, poi andiamo a vedere. Vi ricordo appunto la... hanno sbagliato! Vi ricordo appunto la stagione di NBA 2K16 che è finita proprio a Portland, dove non sono però riuscito a guadagnare, ragazzi. Che passaggio, porca miseria, iniziavamo subito con un assist, dove non sono riuscito a portare appunto i Portland Trail Blazers insieme a Damian Lillard alla vittoria. Ragazzi, vi ricordo il canale Twitch, seguitemi sul canale Twitch, facciamo un casino di giochi. Per esempio oggi alle 3, ragazzi, proviamo la beta di For Honor. Chi non c'è un pifferaio, secondo me, poi non vorrei dire. Intanto il passaggio per Justice, vado ancora fuori, sbam, niente da fare. Allora a questo punto chiedo il blocco di Bielizza, che dice va bene Miracle, eccotela. Oh, e c'è anche l'assist, bravo Bielizza. Comunque vi ripeto ragazzi, Twitch oggi alle 3, For Honor tutti i giorni. Ragazzi, ci sono gli orari fuori nelle info del canale Twitch, andate a dare un'occhiata ragazzi, diventiamo veramente tanti. Anche essere 50 e 60 a live può essere importantissimo. McCollum, attenzione perché McCollum è un ottimo tiratore. Non bisogna far giocare né lui e né Damian Lillard, che sono sicuramente i motori di questa squadra. Vediamo adesso Aminu, Aminu fuori proprio per McCollum, McCollum per Leonard, che non è neanche lui un brutto tiratore, anzi ragazzi. Tanto provo a tagliare tutto il campo in modo che Damian rimanga fregato, e infatti ce la faccio, poi il passaggio sotto, la finta di tiro e il passaggio sotto per Karl Anthony Towns, così si fa il gioco di squadra. Buone giocate in difesa per adesso. Sicuramente tre assist fondamentali per le statistiche di Miracle Man, che viaggia ad una media di quasi 9 assist a partita. Quindi molto importante questa stagione anche per Miracle, per affermarsi come un vero e proprio playmaker. Intanto il rilascio quasi perfetto. A questo punto Miracle chiede il supporto di Karl Anthony Towns, che funziona benissimo. Poi il passaggio proprio per Towns, grande giocate. Ancora Miracle Man chiede palla. E ancora il buono schema questa volta sembra per Bielizza. Giro intorno a lui proprio. Non serve a niente perché me la passa al posto di sfruttare lo schema. Miracle rimane abbastanza libero. Prova il tiro. 14 a 12. Porca miseria! Ma non è possibile che ogni volta è così. 31 a 23, siamo usciti adesso dalla panchina. Ma che sono uscito adesso dalla panchina, ragazzi? Ma che risultato? Vabbè, sta cosa inizia a diventare veramente pallosa. Soltanto 5 secondi al termine, sicuramente McCollum proverà il tiro, ma Miracle è lì. Peccato che... ah no, l'abbiamo presa, dai ragazzi, ripartiamo bene. Provo perché mi hanno lasciato completamente da solo e la piazzo così! 39 a 28. Ma che fallo è? Va bene, l'ha pure piazzata! Ok ragazzi, ok, la perfezione di tutto è questo, cioè... Cerchiamo di capire perché siamo usciti dalla panchina con un 31-23 se non sbaglio, e adesso è il motivo anche perché siamo 45-28 dopo questo libero che verrà sicuramente piazzato. Quindi va bene, ok, adesso la recuperiamo. Se non piazzarla devono andare i liberi, porca miseria. La palla dall'altra parte per Justice Young, che è da solo e tripleggia 46-33. Bam! 48 a 36.
Carl Anthony Towns. Bielizza, bravissimo Bielizza. Rilascio perfetto. Dai così, dai, 63-56, altra tripla importante. Attenzione perché usciamo nuovamente dal campo mentre stavamo per recuperare. Comunque ci stavamo avvicinando, 72-64. Ora voglio proprio vedere se danno ancora un contentino a Portland o ci fanno recuperare qualcosa. 82 pari, hanno pareggiato la cosa, hanno pareggiato la cosa, quindi contentino loro, contentino a noi. Però adesso è arrivato il momento di vincerla, ed è proprio Miracle Man che entra in sottomano e trascina la squadra. Dai, sei molto bravo Damien, fermami adesso Damien. Però riesco a tornare su di lui abbastanza facilmente. Adesso il passaggio è proprio per me. Il crossover ai danni di Leonard, che fa fallo. Ah no, era Plumlee. Era Plumlee. Dai, ma che rilascio devo fare? Per forza perfetto. Attenzione Miracle Man, il crossover devastante, danni di Damien che rimane dietro questa volta, però ovviamente... Oh! Ma dai, ma io no... Basta. Palla per Miracle Man che cerca di fregare Lillard, che nonostante abbia appunto una stanchezza devastante, non credo cambi molto, a parte in questa situazione il... Non sbaglia! 96-91, siamo ancora lì. Va bene, dai. Dai, rimbalzo importantissimo. La palla adesso è dall'altra parte per Justice Young, che era da solo. Questo passettino non lo devi fare. Bielizza, bravissimo. 98-94. 194 per loro. Adesso dobbiamo tirare fuori le nostre ultime energie. Non si sa come Lillard abbia tolto la... il bicchierino della Gatorade, ma lo scopriremo più avanti. Intanto grande assist di Miracle, approfittando del blocco. E credo doppia doppia, se non sbaglio. 18 punti, 11 assist, ragazzi. Altra ottima prestazione. E intanto riusciamo a recuperare palla. Dai. La palla è dall'altra parte per Wiggins, che... ma no! Meno male che c'è Aldridge. 198. Palla ancora per Miracle Man, che attende l'uscita dei compagni, ed esce Wiggins. Miracle gli gira intorno, si smarca molto bene Miracle, e il rilascio perfetto che porta al 100 pari. Importantissimo. Sì, va bene Batman, bravissimo. 102 a 100, 2 minuti. Dalla parte di Portland ci sono Batman e Robin che continuano a dargli una mano in tutti i modi con i superpoteri. Vediamo adesso che c'è Bielizza, che però si smarca molto bene. Non abbastanza, però Miracle continua a fare avanti e indietro, ma non serve a nulla. Se si continua a giocare in questo modo non serve a nulla. Adesso è Justice Young, liberissimo Justice. Ma che cosa? Che... Non faccio passare Damien e lo marco alla stragrande. Non deve neanche più ricevere palla, perché sennò è inutile questa cosa. Intanto c'è il fallo di Justice Young che porta... Ok. Un modo avevano per fare canestro. Ed eccolo. Partita conclusa. Bellissima. Percentuali di realizzazione, ovviamente, bassissime da parte nostra. È inutile che fai... che vuoi che te la passo, perché non te la passo. Bielizza da 3. Dai. Buona, dai. Altro video devastante che dimostra tante cose. Dimostra in parte anche le mie lamentele fatte in un video precedente. E niente, ragazzi, è così. Adesso si pigliano pure i rimbalzi. Fanno tutto loro, ragazzi.
Portland sicuramente vinceranno il campionato se giocano così tutte le partite, mentre noi ragazzi, mentre noi, intanto che praticamente faccio lo scherzone dell'anno a Lillard che rischia persino di essersi infortunato dallo spezzacaviglie, però mentre noi ragazzi come al solito non riusciamo a far nulla, non riusciamo a concludere, non riusciamo a far niente, ma siamo sotto Golden State. Direttamente sotto Golden State, quindi le partite no ci sono, le partite no ci sono, e questa è una partita no. Non mi metto neanche più a marcare perché tanto è finita. Le partite no ci sono, ragazzi, questa è una di quelle, però abbiamo giocato fino alla fine, abbiamo recuperato anche svantaggi abbastanza grossi. C'è sempre questa storia qui dell'Hall of Fame che non si capisce quanto sia scriptato. Quindi andiamo a vedere un attimo le classifiche, ragazzi, come vi dicevo. Andiamo qua. Classifiche conference. Come possiamo vedere, 58-21 per Golden State, 56-22 per Minnesota. Siamo lì, ragazzi. Potremmo persino superare Golden State Warriors, ma manca talmente poco, ragazzi. Manca talmente poco ai playoff che è inutile dirlo, ma il secondo posto ormai è... L'abbiamo bloccato, il secondo posto l'abbiamo bloccato. Adesso bisogna vedere appunto come se la cavano le altre. Quindi bisognerà capire un po' chi riesce a qualificarsi a questi playoff e perché. Dall'altra parte, invece, Cleveland, praticamente ormai 60-18, ragazzi, devastante. Bulls, stranamente, nonostante gli infortuni di Wade. Ragazzi, Bulls... non hanno giocato male questa stagione nel gioco, perché hanno avuto una serie di infortuni devastanti. Wade è fuori per tutta la stagione, quindi grande stagione da parte dei Bulls, che hanno giocato abbastanza bene, probabilmente molto di squadra per arrivare fino a qui. E anche Detroit, ottima stagione. Dall'altra parte, ragazzi, abbiamo una bella sfida. Una bella sfida, però intanto queste tre hanno il posto assicurato e persino Cleveland ha già vinto la conference. Dall'altra parte qui sei squadre hanno già il posto assicurato, bisognerà vedere appunto quali saranno le altre. Ragazzi, che dire, non mi aspettavo sicuramente in questa stagione così in basso i Knicks dopo tutti gli acquisti che hanno fatto, non me l'aspettavo sicuramente qui in basso, come magari non mi aspettavo così in basso, che ne so, nemmeno... I Kings, secondo me, non avevano una squadra da questo tipo di classifica, ecco. Magari un pelino più in alto. Però vabbè, ci sta, ragazzi, è così, punto e basta. Bella partita, bel match. Ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Continuate a seguirmi, ragazzi, c'è anche il canale Twitch dove facciamo il My Park, ci divertiamo insieme, parliamo in chat, facciamo sempre casino. Ci vediamo nel prossimo episodio su NBA 2K17. Bella!